Palazzo del Carmine è stata allestita una mostra sulla Coppa Nissena, tanta storia in queste foto. Sì, già dalla 50ª Coppa Nissena che si fa questa mostra fotografica curata dall'ACI con la mia collaborazione, all'inizio anche realizzata da altri appassionati dei gruppi, diciamo, delle autostoriche locali, assieme a Emanuele Guttatauri, a Maurizio Giugno, anche lui ha dato un grosso apporto non indifferente, e poi negli anni è stata completata, cioè aggiornata via via da qui, da Lillo Carruba, Emanuele Guttatauri ed io. Come nasce questa passione? La passione è nata da quando avevo 20 anni, che avevo una macchina fotografica, una macchina da corsa, un 600 Abarth. Poi non si è potuto correre per tanti motivi, ho venduto motore al Ugo Cerbino, mi ha dato i soldi, mi sono comprato una macchina fotografica, e è nata la passione per la fotografia. Quindi, la foto più vecchia? Ma la foto più vecchia è stata fatta con una Corroll 2 nel 1964, che sono in questo pannello nuovo che abbiamo messo come piloti nisseni negli anni che vanno dal 60, 70, 80, e quindi... Qual è il suo ricordo più bello legato alla Coppa Nissena? Ma il ricordo più bello ce ne sono tantissimi, non è che ce n'è uno in particolare. Il ricordo più bello è stata la prima volta quando uno ha fatto l'ufficiale di gara, molti ma molti anni fa, e così per la prima volta non sapevi che cosa fare, però quando uno finisce di fare la gara dice bravo, bravo, mi siete piaciuti tutti, e quindi questa è una bella soddisfazione. Cosa significa per i nisseni la Coppa Nissena? Ma la Coppa Nissena è una gara sentita, io abitavo presso il villaggio di Santa Barbara, quindi gli anni d'oro del tracciato Capodarso Xiboli di 10 km e 200 metri è stato quello che ha dato, ha fatto sì che tanti appassionati si riversavano verso il tracciato, e quindi anche la passione vedendo gli altri. Quindi nel 94 poi mi sono cimentato io e ho finito nel 2012 per ovvi motivi, e quindi per me è stato un sogno, è stato bello essere stato tra i protagonisti, diciamo. Quali sono i segreti per cogliere i momenti salienti di queste manifestazioni? Intanto i segreti sono semplicemente avere tanto coraggio e tanta passione. Quando fate le fotografie d'estate, in sicurezza, perché non si sa mai tutto quello che possa succedere. Perché è imprevedibile qualsiasi cosa, qualsiasi incidente, qualsiasi cosa, come possa andare a finire. Ricordiamo l'appuntamento con la Coppa Nissena. Sì, sabato il turno di prove ufficiali e poi quindi domenica la gara. Quindi sempre come al solito un grosso pubblico viene da tutte le parti della Sicilia e anche oltre stretto. Le foto parlano chiaro, quindi la gara è sentita ed è importante a livello nazionale. We'll be right back.